Cari concittadini, cari amici, sono qui insieme ai funzionari del comune, sono qui insieme ai professionisti, avvocati, medici che hanno collaborato per garantire la sicurezza, per garantire la salute dei nostri figli e delle nostre famiglie. Sono stati momenti intensi, momenti dove il 99% della città, dei genitori, delle famiglie, delle mamme, ecco, mi chiedeva un atto di proseguire su un'azione che avevamo già intrapreso per la didattica a distanza per i nostri figli, per i nostri alunni, per i nostri ragazzi. E il sindaco ha risposto presente. C'era stato un primo atto, il TAR aveva chiesto. Aveva dato una sospensiva, noi siamo ligi al dovere e alla giustizia. Abbiamo presentato, ecco, un altro atto più completo che spiega ai nostri giudici qual è la situazione della nostra città, situazione veramente grave, dove si devono fare degli interventi importanti, l'abbiamo spiegato in questo atto e ho emesso, così come ho promesso alle famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai genitori, alle mamme, un'altra ordinanza che continua con la didattica a distanza fino alle vacanze di Natale. Quindi si rientrerà a scuola dopo le festività natalizie, a gennaio. Devo dire che ho raccolto e ho sentito le esigenze di una intera comunità che invito all'unità. Determinate frasi che ho letto non mi sono piaciute. Noi siamo e dobbiamo continuare ad essere civili. Però capisco la sofferenza, la preoccupazione delle mamme. Mi ricordo. C'ho un ricordo importante di quando ero ragazzino. Distribuivamo la famiglia cristiana nella nostra parrocchia, nella parrocchia di Sant'Antonio. Ecco, in quel giornale, era un settimanale, c'era una parte che si chiamava Fatti del giorno. E mi colpì un fatto che era accaduto. Una mamma affrontò un leone per difendere la propria figlia. Quindi io la capisco tutta, la preoccupazione delle mamme. Ecco perché siamo qui. Siamo qui per voi, per continuare a garantire la sicurezza dei nostri figli, la sicurezza della nostra comunità, la sicurezza delle nostre famiglie. Non ci deve dividere questa azione, anzi ci deve unire, perché capisco che viene da una esigenza nostra, interna, da una necessità. Siamo comunità, continuiamo a stare uniti tutti per che cosa? Per garantire la nostra salute. Vi dico questo, vi saluto, sono pronto sempre a continuare ad essere riferimento di tutti voi per la nostra Paternò.